No, però, cioè, ora, veramente, ora è ora di dirlo. Cioè, la, desueto non è una parola desueta. Cioè, no, desueto, che parola è desueto? Si usa normalmente. Io vado da, che ne so, dal fruttivendolo, gli faccio, scusi, questa frutta è un po' desueta, la ma prego. No, ma cosa ma dici? Come? È di un linguaggio comune, tutti, chi non usa desueto oggi ma nella no, vita? Ma cioè, desueto, ma no, desueto è una parola che ovviamente c'è nel vocabolario e significa un qualche cosa che è andato in disuso, che non si usa più, capito? Disuso, una cosa un po' vintage, un po' antica. Esatto, nel caso delle parole desuete, come nella rubrica delle parole desuete, in realtà non è che facciamo tutte parole desuete che si usavano solo nel 1300, sono uscite dai vocabolari. Certo, c'è, che ne so, mi volo, che non è che si usi... Mi volo è un quartetto che... No, mi volo il bicchiere. Vabbè, però è quella davvero bicchiere, desueta, bicchiere. Capito? Proprio filologicamente desueta. Vabbè, lo posso capire, come, ma quello come è giusto. Come luciare, che escono proprio dal vocabolario. Ma scusa, per esempio, tedio. Tedio? Per dirne una. Tedio, sì. Chi che non usa tedio? Io... Mi sto tediando, mi hai tediato. Ti ho tediato. Oh no. Sì, beh, è un linguaggio un po' no, alto. Chi non lo usa tutti ma i la giorni? Rubrica alto, delle parole alto, dipende. Dove la stai? Rubrica delle parole desuete è fatta per ricordare alcune parole che si usano poco, anche perché se tu consideri che i ragazzi che escono dalla terza media hanno 400 parole come bagaglio. Tantissime. Quanto pesa questo bagaglio? Proprio, a parte quelle che usano... Orsù. Orsù, esatto. Orsù. Giacchè. Giacchè. Esatto. Giacchè. Anche io una bella giacchetta. Giacchetta, sì. Scusa. E i linguisti, quelli veri, all'università hanno fatto delle ricerche e si sono resi conto che gli studenti dell'università al primo anno delle materie, non dico scientifiche, ma letterarie, non sanno il significato di parole come, che ne so... eristico, come ma davvero. Scaltro, ma davvero, esatto, incredibile. E io che credevo fossero sagaci, è vero? Vero? Sagace è un'altra parola che non conosco. Ma come no? È così, no. Dai, chi non va oggigiorno a dire lei è veramente sagace, davvero? Sagace, no, la cosa tragica è che non conoscono il significato di sagace, oppure di modico, un'altra parola. Modico, che a casa mia chiaramente è riferito ai maschi abitando da modica, no, che sono modico, le femmine, cioè che modico. Non tanto che i prezzi sono modici, capito? Sì, modici. Però non sanno descriverne il significato, è questo. Invece, se uno segue la rubrica delle parole desuete, ha l'occasione di poterti dire che non sono desuete. Non è bellissimo? Che bel servizio che fai? Faccio un servizio pubblico. Come sono ilare, non trovi? Non è vero. Non è vero. No, la rubrica delle parole desuete è fatta per ricordare le belle parole della nostra lingua, parole che sono poco usate, in disuso, uso di un linguaggio alto, poetico, abbiamo tecnico. Capito, siamo già a 3 minuti, già siamo stancati, mi fai stare più di 3 minuti? Io vorrei capire, ma una tagghiere che affare, una ghiere. E noi volevamo spiegare le cose. Aspetta, fammi finire. Come sei supponente? È la parola desueta di oggi, però non è tanto desueta supponente. Certo. O sì? Non lo so, io suppongo di sì. La supposta è giusta. Arrivederci.